Benvenuti nei pressi di Piazza Re di a Pesaro e più precisamente in via Commandino 6/8, dove oggi vogliamo celebrare la tradizione e il gusto della pasta fresca. Vogliamo raccontarvi la storia di pasta fresca e piada di Melchiorri Gianluca, che con amore, ingredienti genuini e tanta passione porta la pasta fatta a mano nelle vostre case. Buongiorno Gianluca! Ciao Francesca! Come stai? Bene, te sei a posto? Sì, tutto bene. Sono Dimmi da tutto. Te perché questa sera ho una cena, ho pochissimo tempo a disposizione, quindi bisogna che mi aiuti. Sì. Come tuo solito. Nessun problema. Cosa hai proprio di freschissimo? Allora, guarda, tutta roba freschissima fatta in mattinata, ok? Quindi non c'è niente di ieri, non c'è niente, tutta roba fresca. Allora, cappelletto, ok? Mal tagliati di polenta, con farina antica. Ravioli di ricotta e spinaci, passatelli, strozzapreti e gnocchi. Poi dopo ho tagliatelle che taglio al momento, ragù, da ragù, da pesce, da funghi, da tartufo e via discorrendo. Ma ascoltami, se vuoi, ho per stasera per te, ho tortellini ovvio che ho preparato appena sfornato, ancora bollente, del sugo al ragù. Okay. È appena fatto, è bollente ancora, ok? Quindi... Sì. Se ti può andare bene, va okay? Benissimo. Sì. Perfetto, allora ti preparo. Per me hai detto scusa per quattro persone? Quattro, sì, okay. Un po' abbondante. Magari. Faccio un po' abbondante, ok, perfetto. Grazie. Ottimo. Gianluca, visto che non ci sono clienti in questo momento, posso passare vicino a te per chiederti qualcosa? Come no? Vieni ben volentieri, vieni oltre pure. Dall'insegna esterna e dai bigliettini da visita vedo che la tua attività è stata avviata nel 1984. Sì, è stata avviata nel 1984 inizialmente solo da mia mamma. Poi dopo successivamente è entrato anche mio padre e hanno iniziato a lavorare. Eravamo completamente in un'altra zona della città, eravamo diciamo nella zona di Pantano, poi dopo ci siamo trasferiti nella zona di Piazza Redi e anche in Piazza Redi non eravamo in questo punto, in questo negozio, ma da un'altra parte. Poi dopo con il tempo i miei genitori si sono sempre di più allargati, hanno avuto bisogno sempre di più collaboratori e quindi ad un certo punto della mia vita ho dovuto fare una decisione, quindi ho deciso di ritrasferirmi per l'ennesima volta e di allargare, di fare il negozio un pochettino un po' più piccolo e il laboratorio molto molto più grande, perché comunque serviva sempre più manodopera e serviva sempre più diciamo tavole per fare le sfoglie con le mani. E quanti sono adesso i collaboratori che avete, diciamo, nelle retrovie? Allora, diciamo che sono io, c'è mio babbo, diciamo che lui fa condizioni familiari, poi dopo ho altri tre dipendenti che lavorano a tempo pieno, diciamo, e più dopo ogni tanto mi capita di chiamare qualche altra persona. E più c'ho un ragazzino che lo sto formando, e che è iniziato da un paio di mesi da me, e che farà un tirocinio di 6 mesi, poi dopo se si comporta bene, se è bravo, cosa che penso che da quello che vedo dovrebbe essere sulla strada giusta, penso di comunque assumere anche a lui. Quanti chili di pasta fresca al giorno escono dalla tua attività? Allora, i chili di pasta fresca che escono al giorno da me sono abbastanza, anche perché comunque io tutta la pasta che produco durante la giornata, diciamo, viene messa a fine giornata, in questo caso quando chiudo, perché il mio orario è dalle 7:30 della mattina alle 13:30, quindi sono aperto solo alla mattina, sabato e domenica compreso. Tutta la pasta che io produco, quanto è l'una e mezza alle due che stiamo chiudendo, la metto tutto nell'abbattitore e va a finire tutta nel congelatore, perché io fornisco anche molti ristoranti, quindi da me la roba è tutti i giorni fresca, dall'A alla Z, sia i cappelletti, sia i ravioli, tutto quello che vedete in vetrina, tutte le volte dall'una e mezza alle due va messo nell'abbattitore e va messo tutto nel congelatore e il giorno dopo si riproduce tutto da zero. E quindi anch'io, se volessi acquistare qualcosa di congelato, posso chiedertelo? Sì, come no? Io produco, finita la roba che ho prodotto, che ho messo nell'abbattitore e poi successivamente nel congelatore, il giorno dopo produco dei sacchetti
di tutta la pasta che vedete in vetrina, ci sono anche congelati e sono sacchetti da circa 750 grammi. Ovviamente questo qui è uno standard mio, poi dopo se uno ne vuole un chilo, mezzo chilo o un chilo e mezzo, ovviamente glieli posso fare in maniera tranquilla. E ovviamente poi dopo ho in produzione dietro anche tutto quello che riguarda la pasta fresca per i ristoranti, che hanno dei formati leggermente diversi da quelli che prendono la gente al dettaglio. Ma ci sono anche dei piatti pronti, dei preparati come, non so, lasagne, cannelloni, nidi di rondine, poi soprattutto quando ce li hai esposti nel banco? Allora, diciamo che durante la settimana, dal martedì al giovedì, e sono sempre su prenotazioni queste cose, quindi comunque le faccio al momento, il venerdì, sabato e domenica, quindi il weekend, al 90% delle volte sono sempre esposti al banco, quindi so cannelloni, lasagne e nidi di rondine. Poi dopo, se volete, ci sono anche dei piatti pronti, dei primi espressi che faccio con tanti tipi di sughi, ma in base alla mia fantasia, va? E ovviamente tutta questa roba qui, lasagne, cannelloni, nidi di rondine, ce li ho sia cotti che crudi, quindi ve li faccio trovare bollenti da mangiare appena arrivati a casa, oppure se volete ve li cuocete a casa, a vostro piacimento e quanto avete tempo. Ci troviamo a Pesaro, capitale italiana della cultura, Gioacchino Rossini, e voi avete una vostra Gioacchino personale. Penso sia una piadina, ma possiamo chiamarla piadina? Sì, la possiamo chiamare piadina, non è la classica piadina romagnola, ma è una piadina molto molto più consistente e molto molto più, diciamo, gustosa, anche perché internamente come ingredienti ci sono, vabbè, la classica farina, c'è l'acqua, c'è il latte, c'è le uova e c'è lo strutto. Ovviamente poi dopo c'è il pepe e c'è un po' di sale. È una piadina che è sfogliata per ben due volte, è sfogliata, ed è una piadina che ovviamente ha come tradizione, perché tanto il mio negozio è un negozio che si tramanda da generazioni, è una ricetta della mia bisnonna, è una ricetta che viene da Monte Calvo in Foglia, che è un posto che è una via di mezzo tra Pesaro e Urbino. Vedo qui sul banco che ci sono anche dei prodotti tipici del nostro territorio. Immagino che un cliente, quando arrivi, possa essere interessato, non so, una bottiglia di vino per accompagnare e degustare quello che mangia, l'olio per fare un condimento in più. Sì, allora, sono tutti prodotti del territorio. Ho olio extravergine d'oliva, ho del miele e ho dei vini. Ovviamente sono l'80% dei vini e dell'olio sono di produzione locale, il miele è totalmente di produzione locale, quindi viene proprio da Pesaro, neanche provincia, da Pesaro proprio viene, nelle colline pesaresi, e il resto delle cose sono tutte prodotti molto molto selezionati e quasi tutti del territorio nostro, della zona. Su richiesta abbiamo anche tartufo locale di Acqualagna, quindi sempre della zona, e che ovviamente in questo momento non ho perché sono appena finite le fiere, stanno finendo le fiere, quindi è ancora, il prezzo è abbastanza alto. Poi quando ci saranno meno fiere e la produzione del tartufo e la raccolta del tartufo sarà molto più ampia, e l'avrò anche direttamente in negozio. Abbiamo potuto vedere i segreti della produzione e ammiriamo anche tutte queste cose buone da mangiare. Si può venire direttamente qui in negozio ad acquistare, si può telefonare, quindi prenotare, si può fare richiesta addirittura della consegna a domicilio, e per le feste è una cosa speciale. Abbiamo pensato ad un voucher, può essere una idea regalo da mettere sotto l'albero, un biglietto nel quale si scrive un determinato importo a scelta, il quale importo poi può essere scalato di volta in volta o in un'unica soluzione proprio qui al Pasta Fresca e Piadina. E quali sono i vostri numeri di telefono per potersi mettere in contatto con voi? Allora, abbiamo il fisso 0721 52350 e il cellulare 392 12 600 21. Chiamate e accorrete numerosi, venite a degustare queste specialità. Da Francesca e Gianluca, arrivederci.